Oh, e finalmente vi devo dire di leggere. Sì, anche tu che passi con la macchina, di leggere altri fumetti. Prima di leggere questo numero, potrebbe essere importante, se non essenziale, nella comprensione di questa cosa qua. Ma ne parliamo dopo. Ciao lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi partiamo subito con il quizzone. Ragazzi, come al solito, come negli ultimi tempi, vi faccio vedere una delle mie magliette del calcio che tanto mi piacciono. Questa qui è giallissima e qui vedete il logo. Vi chiedo di che squadra è e di che anno è. Se lo sapete, mi fate una cortesia. Come sapete, io ho una grande passione per le magliette del calcio, avevo quantomeno, ne compravo tantissime. Poi è scemata, però mi sono rimaste. E quindi, siccome ogni volta che le indosso, voi mi dite: ma quella è la maglia, allora sei tifoso di... No, mi piacciono le magliette del calcio, mi piace la tecnologia, mi piace lo stile, mi piace la ricerca ogni anno di una cosa differente. Questa qui c'ha il felino, ma di che squadra è? E di che anno è, cioè in che anno la indossava quella squadra. Noi adesso, vi aspetto nei commenti, ovviamente me lo scrivete là. Noi però adesso andiamo ad analizzare un'altra cosa. Venite più vicino e andiamo a parlare di Samuel Stern, ragazzi, numero 20. Numero 20, vero? Non vorrei sbagliarmi. No, questo credo che sia il 21. Non ho la copia fisica, scusate. Non ricordo più che numero siamo di Samuel Stern. E per uno che vuole parlare di quel numero, pare brutto. Vabbè, tanto il numero non è nient'altro che una cifra posta sulla copertina. Poi il resto chi se ne frega. Vediamo se è un bel albo o non è un bel albo. In questo caso, il demone che cadde sulla terra, spoiler, è un albo che promette tanto. Fumasoli, Filadoro e Savegnago. Con Luigi Zagaria ai disegni. Non è la prima prova per nessuno di questi quattro. Sia Zagaria con i suoi disegni, sia ovviamente Fumasoli e Filadoro, che sono i creatori di Samuel Stern e i curatori. Filadoro il curatore, Fumasoli l'editore, appunto, di Samuel Stern, di Bugs Comics, hanno già scritto degli albi. E Savegnago, come al solito, è la terza spalla che rimette a posto tutto quanto e che aiuta i due creatori appunto nel viaggio lungo, non nella singola storia di Samuel Stern. Il demone che cade sulla terra è il primo numero che fa intuire che nel 23 e il 24, come ci ha detto Fumasoli nell'intervista sullo speciale documentario su Samuel Stern, sulla nascita di Samuel Stern, come nasce Samuel Stern, come viene in mente a Fumasoli e Filadoro questo personaggio e come lo creano fisicamente dal punto di vista del disegno, dal punto di vista della Bibbia, dal punto di vista economico. Quindi andatelo a vedere, è in varie puntate, c'è cioè online già la prima puntata con Gianmarco Fumasoli. Samuel Stern quindi inizia questo ciclo che finirà con il 23 e il 24, un numero doppio in cui ci sarà uno stravolgimento. Ma per leggere il demone che cadde sulla terra con tutti i dovuti crismi, dovete assolutamente recuperare questi tre albi. Ve li metto in ordine cronologico, in ordine di uscita. Il primo, Legione. In Legione si fanno chiari riferimenti a un personaggio, a un demone diverso da tutti gli altri. Questo demone è Ringo. Il demone che... Vi faccio uno spoiler di Legione, scusate, la recensione, la chiacchierata è senza spoiler, però uno spoiler di Legione me lo devo fare, dopotutto è il numero del febbraio del 2020. Comunque, è uno spoiler di Legione, se non lo volete vedere, skippate. Il protagonista, cioè l'antagonista di questa storia, quello che chiede aiuto a Samuel, è un personaggio posseduto da un demone, questo Ringo. Personaggio che però, al contrario, è qui. Scusate, la bellezza di Samuel Stern è un personaggio negativo, ma il male di questo personaggio non deriva dal demone.
è lo stesso personaggio che è malefico, è proprio una brutta persona, una cattiva persona. Il demone, invece, è tranquillo. C'è l'inversione dei ruoli. Quindi il demone, la possessione demoniaca, crea l'equilibrio, ma non perché c'è il male e il bene e il male e il demone, no, il male è l'uomo. Il demone, invece, è il bene in quel caso. E quindi si vanno a bilanciare. Lui incontra Ringo e per la prima... questo demone, nominato Ringo dall'uomo che era stato posseduto, e questo demone lo fa entrare per la primissima volta in legione, che è il mondo demoniaco, dove tutti i demoni condividono un'unica coscienza e un'unica personalità. Sembrano un po' i Borg di Star Trek. Io sto paragone vi posso fare. Mi è venuto come primo. Ma non c'è solo questo personaggio che dovete approfondire con Legione, su il demone che cade sulla Terra. C'è anche questa lettura qua, è il numero 4, quello successivo a Legione, l'Isola dei Perduti. Al suo interno c'è il personaggio di Isobel. Personaggio di Isobel che in questo numero vediamo come una creatura angelica, che risolve, anche qui spoiler, risolve la situazione per Samuel, che se la stava vedendo veramente brutta in questo caso. Questo personaggio, Isobel, tornerà sul demone che cadde sulla Terra e sarà spiegato in modo più approfondito. Non è che sarà spiegato tutto, però si inizierà ad intuire da che parte sta. Perché sull'Isola dei Perduti è stato chiaro il riferimento e la volontà di renderla un terzo competitor, oltre a Samuel, oltre ai demoni, e oltre a l'agenzia. Questo è il numero 7. Samuel per la prima volta incontra Singularity e incontra Gillian, che non è una donna e non stiamo in Twin Peaks, mi pare, ma stiamo appunto sul mondo di Samuel Stern in Scozia. Incontra Gillian che gli fa capire che questa legione è già conosciuta al mondo e c'è un'agenzia governativa inglese che tenta di tenerla a bada, un po' come Men in Black, ma in edizione appunto inglese, senza i vestiti neri. Questo Gillian tornerà anche nel demone che cadde sulla Terra. Questo per dire che questo numero, il demone che cadde sulla Terra, è particolarmente complesso per una lettura approfondita, per una lettura che voglia andare a scavare a fondo su quello che è il mondo di Samuel Stern. Può essere letto senza aver letto nulla, è un numero che si conclude, c'è scritto fine episodio alla fine dell'albo. Per me non è così. Si conclude, secondo loro hanno voluto forzare questa conclusione, ma in realtà non si conclude niente. In realtà gli interrogativi che si lasciano aperti sono tantissimi. Ma veniamo al numero. Senza spoiler. La storia parte da la possessione demoniaca di un anziano. E ci si ricollega a questo punto anche al numero precedente, quello di Perugini, nel quale alla fine, senza spoiler, si fa notare come gli anziani naturalmente possano essere vettori di possessioni demoniache. Non vi dico come, non vi dico perché altrimenti è uno spoiler. In questo caso si ha un anziano che è posseduto da un demone. Da qui scatta tutta quanta la storia. Scatta la storia perché? Perché come in Legione, questo demone alla morte dell'anziano non scompare immediatamente. Nel mondo di Samuel Stern i demoni non possono sopravvivere senza un corpo fisico, non tanto un corpo, senza proprio una persona in vita. Come è successo in Legione? In Legione c'era il protagonista che era in finta vita per un tumore e quindi questo Ringo rischiava di scomparire e di venire riassorbito in Legione. E i demoni
hanno paura di essere riassorbiti in legione. I demoni hanno questa caratteristica di voler conservare il libero arbitrio che altrimenti, quando sono assorbiti nella collettività di legione, gli viene negato. In questo caso fa scattare tutto quanto questa cosa qui. E ritroveremo all'interno di questo racconto, che è molto action, ma al cui interno troviamo tanti riferimenti filosofeggianti, classici di Filadoro, ritroveremo Gillian, ritroveremo l'agenzia, quindi Singularity, ritroveremo Isobel, che non sarà da sola, ritroveremo Ringo, che porterà nuovamente Samuel in legione. È un numero veramente interessantissimo, ma che non si conclude, che dica quel fine episodio alla fine dell'albo, che secondo me è stato messo successivamente perché forse si temeva che una storia di 4 volumi fosse decisamente troppo ambiziosa a questo punto di scrittura del personaggio. Secondo me no, secondo me in questo caso si è peccato di timidezza, si è peccato di inconsapevolezza, si sarebbe potuta tranquillamente scrivere continua alla fine della storia, non ci sarebbe stato alcun tipo di problema. Va preso? Sì, assolutamente, è una storia che va presa, è una storia che porta di nuovo Samuel Stern all'interno di un mondo più complesso. Nonostante Samuel senza fare spoiler, come ve lo dico, nonostante Samuel non interagisca moltissimo con i suoi, le sue spalle, in alcuni casi non interagisce per niente. Nonostante questo, risulta un racconto corale, più ampio, con più respiro. Lo immerge appunto nel suo tempo. Ovviamente c'è qualche incertezza, più di qualche incertezza all'interno del racconto, qualche cosina che non ridà tantissimo, che però se riuscirò a fare la recensione con l'autore, con i due autori e magari anche col disegnatore, vorrò senz'altro approfondire. I disegni. Zaccaria non è alla prima esperienza su Samuel Stern, sinceramente non ricordo cosa, forse uno di questi tre, cosa abbia disegnato, no, non uno di questi, non ricordo qual è, se lo ricordate voi scrivetelo qua sotto nei commenti così allarghiamo il discorso, e fa un ottimo lavoro sia nei flashback che sono disegnati con un sistema che sembra proprio all'acquerello e con una colorazione molto più sfumata, e poi invece il classico disegno con le chine dure, con questi bianco e neri molto molto forti per quanto riguarda la storia, e con una griglia sempre moderna, molto molto moderna. Leggere Samuel Stern significa andare dalla classica griglia bonelliana fino invece a una griglia tipicamente da comics. La cosa bella di questo tipo di disegno è anche sta anche nelle inquadrature. Io lo sto rivedendo qui appunto in digitale, sta anche nelle inquadrature scelte da Zaccaria. Ragazzi, belle inquadrature, bello tutto, si fa leggere di un bene che non avete idea. Bellissima, bellissima anche bellissimo anche il disegno del demone. Bello. Certe volte dice molto più un disegno che un balloon, e in questo caso è assolutamente vero, dicono molto più dei disegni che un balloon. Una cosa importante, non vi ho detto di rileggervi il numero 13, Tra due mondi. C'è un asterisco quando si incontra Gillian,
che non è uno spoiler, sapete subito che c'è sta Gillian, poi ve l'ho detto prima. Ovviamente si incontra anche nel numero 13 tra due mondi, però io per un recupero proprio del personaggio di chi è questo Gillian, sinceramente basta e avanza il numero 7, l'agenzia, anche perché più che Gillian in sé, in questo caso è interessante recuperare che cos'è Singularity, che effettivamente è il protagonista e non è tanto Gillian. Ora, se volete entrare nel mondo di Samuel Stern, se state pensando di entrare nel mondo Samuel Stern, questo è il momento giusto. Perché è evidente che questo è il classico appuntamento che quando scrivono una storia gli autori danno anche a chi non l'ha mai letta. Perché? Perché sì, recuperare gli altri volumi potrebbe essere importante, ma qui ci sono tutti quanti gli elementi per capirla autonomamente. Ti rispiegano chi è Gillian, ti rispiegano chi è Isobel, ti rispiegano che cos'è l'agenzia, ti rispiegano che cos'è Legione e ti rispiegano un'altra volta l'empatia dei demoni. Perché raga, Samuel è bello perché i demoni hanno empatia. Non sono solo incubi, non sono solo nero, hanno tanto grigio e anche tanto bianco spesso. E al contempo il bene non è solo bene. Samuel è bello perché ha questo schema che ripete. Non è perfetto, però è bello. Quindi, se volete, io intanto mi rigusto qualche tavolo perché Zaccaria è stato veramente bravissimo. Se volete iniziare Samuel Stern, questo è un numero perfetto per iniziare e poi recuperarvi gli altri e farvi la vostra cultura su Samuel Stern, tanto sono tutti disponibili. Se invece state seguendo Samuel Stern, non è il momento di stopparlo. Aspettate fino al 24, vediamo che cosa succede. Tanto costa 3,50 meno di tutto il resto e quindi alla fine con 14 euro vi fate fino al 24 senza problemi. 14 euro? Eh sì, 3,50. E quindi, senza spoiler finisce qui. Non ho altro da aggiungere se non compratelo. Mi fate un bel regalo. Ripeto, io lo sto vedendo in digitale, probabilmente in edizione cartacea sarà anche una lettura più bella, soprattutto perché ci sono le due pagine e il volta pagina. Invece in edizione digitale io vedo una pagina alla volta. E invece la visione di entrambe le pagine, poi il giro della pagina e la nuova al volta pagina, Fumasoli ci tiene molto a questa cosa. Non sempre si può fare, ma ci tiene molto che al volta pagina ci sia qualcosa di nuovo e che qualcosa che colpisca. In questo caso non ce l'ho e quindi potrebbe anche prendere ancora di più questa cosa qua. Bello, io se proprio ce la vogliamo dire tutta, ragazzi, io rivedrei qualcosa sul lettering perché effettivamente qualcosina si può migliorare da quel punto di vista, si può lavorare da quel punto di vista, qualcosina da riprendere un po' meglio. Mi dispiace, però effettivamente sul lettering qualcosina c'è da sistemare. Oltre a questo, io volevo proprio sul finale parlarvi della copertina, che adesso vado a riaprire anch'io, parlarvi della copertina di questo Samuel Stern. Perché sono sempre tutte quante molto molto belle e molto azzeccate. Vi ricordo che la copertina è fatta da Pincioni, Di Vincenzo e Tanzillo. Di Vincenzo fa le matite, Piccioni fa le chine e Tanzillo le colora.
In questo caso però a me sembra sbilanciata. Non ho mai detto nulla sulle copertine, non mi permetterei mai. Però ragazzi, questa mi sembra sbilanciata. Lo specchio della copertina è messo troppo in alto e viene in parte coperto dalla scritta e c'è troppo spazio vuoto in fondo. Samuel Stern è molto importante, per cui bisogna scaricare quella parte di disegno lì su. Sotto il titolo è molto lungo e addirittura va su due righe e quindi si copre ancora di più. La parte bassa dell'immagine invece non dice nulla. E per quello è sbilanciata. Andava centrata meglio. Questa volta mi sento di criticare questa cosa qua sulla copertina. Per il resto il disegno è molto interessante, molto appagante. Narra anche quello che è lo svolgimento, quello che sarà lo svolgimento dell'albo, anche lo specchio è molto evocativo. Mi domando per quale motivo Samuel beva il tè con il cappotto vicino a un demone che va a fuoco. Però quelle sono finezze. Scusate ragazzi, però effettivamente gli potevate mettere una camicia. Lo so che è meno riconoscibile, però pure Dylan non è che sta sempre con la giacca. Vabbè, è una mia cosa, la volevo dire. Scusate, se vedete sto video. Scusate, sono stato inopportuno. Noi ragazzi ci vediamo nella recensione con l'autore, se riusciremo a farla, se me l'accorderanno. E niente, ci leggiamo nei commenti per capire se voi l'avete letto, se lo leggerete, se lo prenderete, se prenderete tutto quanto il ciclo, se state pensando di iniziarlo adesso. E poi, ciao bello. Ah, vi ricordo, ditemi che maglietta è questa.